Ah, niente di speciale. E tu? Io mi sono divertita perché prima ho dovuto da mangiare le galline con la mamma. Poi mi ha aiutato a cucire una tunica nuova. Questo. Siete convocato con estrema urgenza al palazzo di Camelot da parte di Re Artù. Re Artù ha chiamato suo cavaliere fidato. Devo andare. Devo andare per forza. Un altro. Sono passati ormai 10 anni da quando è estratto Excalibur dalla roccia. È giunto il momento di dividere con voi i miei territori. Giustizia, speranza, pace, onore, onore, fefo, sapienza, intelletto, consiglio, pietà, timore di fefo. Ma che simpatico Corento. Ora veniamo agli affari. È molto tempo che aspetto questo momento. Quando riceverò nuove terre? Sir Ruger, sempre pensare a voi stesso. Noi abbiamo degli obblighi verso la popolazione. Pertanto le nostre terre saranno suddivise in base al bisogno di ciascuno. Allora io ne avrò più di tutti. Non vi avrei seguito in tutti questi anni se avessi saputo che volevate fare l'elemosina. Il re ha parlato. È tempo di un nuovo re e io voto per me. Non servirò mai un falso re. Allora ne servirebbe uno morto. Sir Lionel è morto per salvare tutti noi. Scalini e di sovvertire l'ordine e vostro padre è morto per salvare tutti noi. È morto papà, mamma. E adesso? Cosa faremo adesso? Niente bambini. Papà è morto per salvare la patria, per salvare i suoi cavalieri. Ha sempre combattuto con forza e coraggio, sempre. Io ho sempre voluto diventare un cavaliere. Ma adesso che non c'è più, so che lui lo vorrebbe intensamente che io lo diventassi. Quindi io, Jessica, figlia di Sir Lionel, diventerò un cavaliere.